In questo video vi svelerò il segreto per combattere l'evasione fiscale. Non ci crederete, ma in realtà è semplicissimo. Per farlo, ricorrerò ad una metafora che comprenderanno soprattutto i genitori che mi stanno ascoltando. Tutti i genitori sanno perfettamente che i bambini imparano essenzialmente dai loro genitori in un modo, cioè per imitazione. Non servono tanti discorsi, tanti sermoni, quello che serve è una cosa, è dare il buon esempio, perché i tuoi figli non faranno mai quello che tu gli dici di fare, i tuoi figli replicheranno quello che fai tu. Quindi se un genitore non vuole che un bambino dica delle parolacce, ha solo una cosa da fare, non deve dirle lui, e naturalmente il figlio si adeguerà allo standard della famiglia. Forse avete già capito dove sto andando a parare. Il nostro Stato ci parla dell'evasione fiscale come di un fenomeno sociale inaccettabile. Il Presidente della Repubblica ne parla durante il discorso di fine anno, i politici lo richiamano costantemente. Ma la questione che noi dobbiamo chiederci è: il nostro Stato è sufficientemente autorevole per chiedere ai nostri cittadini il pieno rispetto delle regole, ovvero il nostro Stato rispetta lui stesso le regole? Ci troviamo di fronte ad un problema. Oggi è l'autorevolezza che bisogna perseguire e non l'autorità. Imporre quindi delle regole e farle rispettare in maniera forzosa, senza dare il buon esempio, non porterà assolutamente a nulla. È con l'autorevolezza pubblica che si otterrà il rispetto delle regole dei cittadini. Altrimenti il nostro Stato farà come quel genitore che bestemmia tutto il giorno, ma che al primo cretino detto da tuo figlio fa partire una sberla.